Salve, salve a tutti, benvenuti in questa nuovissima diretta, direttissima su Humor's Channel. E niente, un po' di musica, vai! Forza, forza, collegatevi che vi aspetto. Oggi tutti quanti che arrivano, ciao Nerd Valley, ciao Paola, ciao Beautiful Colors, meno male tutti che state arrivando, mi stavo preoccupando sinceramente, ciao Made in Vivo, hola Nieves, sweet Nieves, thank you very much, gracias, 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 ciao Lilli, sto combinando un casino sul computer, vabbè, adoro questa musica un po' così fantastica. Oh, Meg's World finalmente c'è riuscita, vi vedo, vi leggo, so tutto di voi, vi vedo, attenzione, benvenuti in questo nuovissimo video che oggi ci regalerà un po' di cose, un po' di emozioni. Buongiorno a tutti, ciao Storia Malfoy, che bello, ciao Artemente, benvenuta, benvenuti a tutti. Allora, oggi pomeriggio, prima di partire con tutto l'ambaradan, vi ricordo, per chi ancora non sta partecipando al giveaway, che può farlo praticamente qui. Eccola, si vede, vero? Lo vedete? Sì, ciao Sara! E ci manca zio Franco. Allora, vi ricordo che c'è il video con il giveaway della Racing Pro in collaborazione con la Racing Pro, mi raccomando partecipate, avete tempo fino al 24 ottobre a mezzanotte, perché poi dal 24 al 25 devo controllarmi tutti e 400.000 i commenti che ci sono, se avete fatto tutto, se no vi taglio le manine. Quindi mi raccomando, ricordatevi di ogni tanto, se volete, condividetelo, giustamente vedete che me lo chiedo perché devo condividere, perché se non c'è più gente io non vincerò mai, avete ragione anche voi, alla fine, ciao Secret Garden Fairy, mi prodono le mani, saranno mazziate o saranno soldi, non lo so ragazzi, mi dovete perdonare per il bordello che vedete sul letto, ma ho appena tirato i panni da fuori, erano asciutti, non ho avuto tempo di piegarli, dato che ho fatto anche una mini diretta su Instagram poco fa, chi c'era l'ha visto, oh mio Dio c'è Lina, oh mio Dio c'è la folletta, ciao zio Franco! Ciao a tutti, che bello che siete venuti qui, quindi vi ricordo giveaway la Racing Pro da quest'altro lato qui. Ciao, 1, 2, 3, via Racing Pro. Allora, come vi ho anticipato dal titolo, oggi vi faremo, che bello vero Bijou, riciclo per te, Pertone. Non capisco il nome, comunque, per te one, non lo so, forse così, io sono pazzo, lo so. Comunque, allora, ciao Titania, vi mando subito a quest'altra cam, c'è una busta qui, stamattina sono sceso a fare un po' di acquisti, perché mi occorrevano appunto delle cose per fare, come si dice, i bracciali dei Pandragons, io so che li state aspettando perché... Ragazzi, mi state scrivendo praticamente un giorno sì eppure l'altro per sapere quando arriveranno i Pandragons. Io sono felice che siete felici come me di vederli, perché sono tantissimi, vi avviso, sono tanti. Ci saranno sia ciondoli che bracciali, da uomo, da donna, di qualsiasi misura. Troppo bello, sono troppo felice. Sono qui per un saluto veloce, vado a mettere le mani in pasta. Buona diretta. Secret, perché non metti le mani in pasta e ci guardi? Così stiamo tutti insieme. Ciao Zoe, sei arrivato adesso. Allora, vado a scattare un po' la prima cosa che si intravedeva. Ho preso queste scatoline che secondo me, ragazzi, sono bellissime per i Pandragons. Secondo me fanno la loro figura. Ne ho preso una decina per fare una prova, per vedere un po' come sono. In caso saranno tutti adottati i Pandragons, dovrò fare un mutuo per comprarle. Infatti il dentro lo volevo bianco, non lo volevo nero, le ho già provate, ma per i Pandragons voglio tutto che sia bianco, cioè nero, questo è tipo antracite, non è proprio nero, è un grigio antracite, un grigio ematite, quelle robe lì, qui ci andava infilato il ciondolo e il bracciale, troppo bello, sono troppo... Nieves non vede la live, ragazzi, Nieves aggiorna l'app. Ho scritto anche prima, ragazzi, se non avete appunto avuto la notifica, c'è qualche problema, è perché oggi c'è un aggiornamento di YouTube, quindi
lo riscrivo, fate l'aggiornamento dell'app. Io la live la vedo, c'è tutto verde, sto alla grande, fantasticamente. Allora, ciao cuoricina, quanto siete belle quando vi salutate. Quindi spero vi piacciono queste scatoline. Non vi leggo, non state scrivendo più, c'è qualche problema, ditemelo che lo vediamo di risolvere. Sono dal vivo ragazzi, quindi non c'è problema. Mi vedete ancora? Mi vedete? Io dalla mia cabina regia di YouTube vedo che mi vedete. Allora sì, adesso vedete. Ok, queste qua sono le scatoline, ve le ho fatte rivedere, giusto così. Sono tornato in un negozio a tema Halloween, se avete visto le mie stories su Instagram, anzi, seguitemi su Instagram perché è importantissimo. Adesso ve lo metto anche qui in sovraimpressione, vediamo dove è il testo, ve lo scrivo subito. Il mio profilo su Instagram è humarz_channel. Ve lo metto qui, anzi qui che si vede meglio. Il bordello, ragazzi, il bordello. Ok, si legge come si scrive, crea articoli. Ah, ok, perfetto, riciclo del copertone. Ah, ecco, io ho capito, per te one, perfetto, che figata. Complimenti, vero? Facci vedere un po' qualcosa, qualche volta ne parliamo in diretta, mi mandi qualche foto e ne parliamo. Veramente interessante. Allora, dicevo, abbiamo queste scatoline e le metto via. Non ho preso tantissime cose, però qualcosina ve la volevo giusto per farvela vedere. Ciao Emma! Ho preso questo laccio nero, che può sempre servire per i ciondoli da uomo, queste cose qui, perché le donne non mi piace tantissimo. Poi ho preso questo qui, che è bellissimo e fa effetto molto molto antico. Li metto qui così li vedete piano piano. Poi questo per i bracciali oro rosa, ragazzi, è bellissimo per le donne. Ne ho presi tipo 2 metri per il momento, poi vedremo se piace, lo utilizzeremo spesso, insomma, per le ragazze. È stupendo. Aspetta che lo metto più vicino. Ah, ecco, adesso si vede. Ciao Sara! Poi ho preso questo qui nero per l'uomo. Infatti oggi... Ciao Blumi! Ho preso l'altra catena per il bracciale, per i bracciali, argentata, semplice. Non voglio troppi fronzoli vicino ai pandragon, se non ho, vi avviso. E i gancetti, questi qui, che vanno appunto qui, eccoli qui. Sono una figata pazzesca, devo montare tutto, ho paura! C'è l'ansia nell'aria, ragazzi. Allora, in molti mi avete chiesto quando ci sarà appunto l'evento dei Pandragons, quindi posso confermarvi con assoluta sicurezza che l'evento dei Pandragons ci sarà sicuramente, ciao Silvia, tra la prima e la seconda settimana di novembre. Volevo farla ad ottobre, ma non ce la faccio perché devo girare ancora lo spot dei Pandragons, ragazzi, dovete perdonarmi, ma per fare un minuto di spot, per presentarveli per bene, io ci tengo a fare le cose fatte bene, e seppur in ritardo di qualche giorno a me non interessa, cioè non fa nulla se poi... non fa nulla. Non mi state scrivendo niente di queste cose che ho comprato, soltanto lì ne ha scritto qualcosa, quello rosa che è bello, basta, non mi interessano le cose che ho comprato, vabbè, non vi faccio vedere più niente, ciao, me ne vado, ve lo dico. Oggi esercizi di characters, disegno libero senza guardare il foglio, senza staccare la mano. Mi sembra di non sapere più disegnare. Non ho mai capito in che senso, cioè devo mettere la mano sul foglio e disegnare quello che voglio, insomma, questo bisogna fare. Oh mio Dio, la pazzia. La pazzia. Quindi ci siamo lasciati la busta, un momento.
ci siamo lasciati che avevo iniziato a fare lo scheletro del mio Possible Fantasy Dragons. Un attimo che metto a posto. Adesso ve lo riprendo. No, le scatole sono nere. No, veramente, sono grigio scuro. Ho visto bene adesso. Oddio, sti capelli. Non ho messo niente, sono arrivata ora. No, le scatole nere. Allora, ho preso un attimo super scalpe, perché oggi faremo le zampe dell'antenna. Vi ricordate l'antenna famosa? Eccola qui. Per chi non ha visto la live di lunedì, faremo il possible di questo draghetto che è nato così per sbaglio. Volevo farvi vedere una cosa bellissima. Adesso vi metto tutto a fuoco, eh. Arrivo. Una cosa stupenda. Ho messo un po' di resina sulle palpebre per dare l'effetto bagnato. Spero si veda un momento. Ecco qui. Un po'. Adesso metto io a fuoco perché sennò impazzite. Ok. Un po' nella bocca. Guardate. E gli occhiettini adesso sembrano quasi lucidi, bagnati, sono anche un po' nelle narici. È spettacolare, lo adoro. Mi sa che oggi c'è molto più ritardo del solito nella live. Io dico una cosa e voi la sapete fra mezz'ora. Tipo, se io adesso muoio, lo sapete fra mezz'ora. La pazzia come sempre. Fatemi leggere cosa avete scritto. Tutto bello, scatolanese, sono arrivata. Dov'hai, Umberto? Stai con noi. Ciao a tutti, solo un breve saluto. Oggi non posso seguire la diretta, appena mi libero coro. Va bene, Anita, tranquilla, non ti preoccupare. Tipo fare un ritratto, guardi la foto, ma lo ritrai senza guardare il foglio. Oh mio Dio, pazzia pura. Le scatolanese mi hanno preso anche io una volta. Ho tolto tutti i fiocchetti, anche io li odio, infatti. Non penso che non ci saranno molto sopra i fiocchettini, i fiorellini. Li odio. Spettacolare senza parole, che buffo, sì, è molto buffo ragazzi. Allora, oggi modelliamo un po' le zampe, poi sarà tutta una cosa particolare, modellerò la zampa, dovrò sezionarla per farci i buchetti per poi farci passare il fil di ferro, è un bordello, e farle comunque della proporzione esatta. Oh mio Dio, la pazzia. Peccato di avere un pomeriggio, grazie Franco, meraviglia. Ok, ci trasferiamo direttamente su questa visuale. Ah, un attimo, questo qua l'ho fatto poco fa su Instagram, ragazzi. È un... vediamo un po' se indovinate cos'è. Vediamo se indovinate cos'è. Che cos'è? Vabbè, chi c'era su Instagram non vale, ragazze, ve lo ripeto. Se non fate le furbe. Lo devo ancora cuocere. Infatti lo metterò tipo già nel forno per sicurezza. Se no, lo ammaccherò, lo distruggo e piango. Ok. Andiamo avanti, cominciamo a mischiare un po' di Super Sculpey. Se non ce l'avete, usate una pasta abbastanza resistente. La Super Sculpey non è molto resistente in realtà, però questa la uso per fare le cose più grosse, insomma. Un dragoniglio, no, altrimenti è un lupacchiotto. L'hanno chiesto proprio come se fosse nella posa, appunto, dei draghetti che sto facendo per i Pandragons. Poi mischierò un po' di... anzi, no, io devo fare proprio di parecchia, devo fare quattro zampe, ragazzi. Zio Franco, ti devi fare Instagram, Grazie Zoe! La Super Sculpey, appena la prendete, non è proprio morbida, ve lo dico. Ma un po' maneggiata, anche un bel po', direi. Se non sapete il motivo, io l'ho scoperto da un paio d'anni questa cosa, 5 anni e mezzo che lavoro le paste, queste righe
sono fatte appunto per usarle, il tipo, che ne so, con una riga faccio una zampa, con l'altra riga devo farne un'altra, quindi per le proporzioni, senza pe se non avete qualcosa per pesare. Non c'eri, Artemente, non c'eri, non c'eri, non c'eri, non vale. Ah, ragazzi, mi è arrivato un prodotto fighissimo e ve lo faccio vedere in diretta da Amazon. Ve lo faccio vedere venerdì in un video. È una figata pazzesca anche questa! L'ho scoperto per caso. Cosa mi dite oggi? Cosa fate? Fatemi un po' ridere, su, raccontatemi la cosa più divertente che vi è mai capitata nella vita. Nel frattempo che io faccio le zampette, cerco di mettermi più qui. E c'è un messaggio per tutte le persone. Questo lo dovevo dire perché ce l'ho in testa da sempre, da un po' di giorni, se avete seguito un po' le varie vicissitudini. C'è un messaggio che voglio dare a tutti quanti. Stavo preparando i brani, bravi. Brava, complimenti! Dillo così, con calma proprio. C'è un messaggio che voglio dare a tutte le persone della Terra che creano, tutti creativi. Create di più e parlate di meno. Punto, basta. Ci hai provato, zio Franco, ma lei non voleva, in che senso? Adesso, insieme alla questa qui, alla super scalpa che è abbastanza morbida, ok? Oramai c'ho i polpacci che hanno fatto i muscoli. Mischierò un bel po' di fimo traslucido, trasparente, perché mi darà quella consistenza, quella morbidezza ed elasticità che non avrei altrimenti, anche perché sono zampe e sono molto, molto fragili, ok? Mamma Lo mi domanda sempre come faccio a scaldare le paste perché si squagliano nelle mie mani, perché ho le mani bollenti sempre. Punto userò anche un po' la macchinetta della pasta che è da quell'altro lato dove non ho nessuna cam, quindi vi dovete arrangiare a vedere la mia faccia nel frattempo. Eccomi qua. Ma tipo, sta luce veramente oggi è Barbara d'Urso Dei, ragazzi, cioè, non mi si vede il naso, ma perché così? Forse perché ho cambiato la lampadina, per forza. Un attimo che non vi vedo, non vi sento partecipi oggi, ma che è successo? Ecco, Mamma Lo, io ti ho nominata adesso, ti ho nominata proprio poco fa, che volevi sapere come facevo a... Guarda, come mi balla pure la trippa addosso, e... Vedi? Cioè, Mamma Lo, sei entrata perfetta, non ci posso credere. Ma come, zio Franco? Non ci hai provato e non te lo fa fare? Come mai? Impossibile. È impossibile, zio. Dai, su. È bellissimo Instagram. Ci puoi pubblicare le foto di tutti i tuoi disegni, dei tuoi selfie, con tanti hashtags. Purtroppo devo andare che accompagno la nipo a ginnastica e recupero dopo. Va bene, zio. Tranquilla. Oh mio Dio, sto facendo un danno. Mi si è staccata la macchinetta. Oggi proprio le antenne. Ah, giusto. Ma vedi, tutti mentre che preparavamo da mangiare. Io già ho mangiato oggi. Oggi volevo fare il bravo, volevo mangiare una zuppa di legumi e cereali, però avevo un po' di sugo da consumare, fatto in più l'altro giorno. Ho detto, perché non sei famo due spaghi? Tranquilla, Nieves, non ti preoccupare. Due brujas in forno. Cosa sono le brujas? Voglio saperlo. Ciao, Mia! 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 Ha fatto accio, Mamma Lo. Accio, Mamma Lo! E l'ho chiamata. Ho riaggiornato, sono entrato e uscito più volte dalla live, mi fa commentare una volta su 10, che strano, quindi è per questo che oggi non commentate in tanti. Che strano, che strano, che strano. Provate a entrare dal computer, non lo so, provate in qualche altro modo, non lo so. Mi spiace, folletta, non lo so. Non è facile, non è facile far mischiare bene il fimo
traslucido alla Super Scalpay. No, non ho merendato, io non merendo quasi mai, è il mio problema, cioè mi abbuffo a pranzo, insomma. A volte mi viene fame, sì, però tipo di yogurt, biscottini cereali, queste cose qui mi piacciono. Ma quindi Miha è il tuo nome, cioè vero proprio, Miha. Ok, ci siamo, dai. Scusate l'età, mamma lo, ma tu sei immensa, mamma lo, sei immensa! Zio Franco non ha nessun problema a commentare, quindi Lina, non so, forse è problema di linea, sarà, non so, forse il wifi. Prova a spegnere il modem, non lo so. Mi raccomando, i pollicioni per il video. Tra l'altro ho notato una cosa proprio brutta, che i video dove succedono i bordelli sono quelli più visti in pochissime ore, anche dagli insight di YouTube. Ho notato questo, è fantastica questa cosa. Quelli dei tutorial stentano proprio, si fermano a un certo punto della loro vita e muoiono proprio lì. Ah, ok, perfetto. Andate tutti a me. Mia Hela. Oh mio Dio, Mia Hela. Mia Hela. Mia Hela. Quindi ti chiami tipo Micaela, ti chiami figata. Sì, è un po' masciarone, esatto, hai ragione. Vediamo un po' se le proporzioni sono esatte. Mi sposto un po' di qua, devo togliere, se no non mi vedete. Ok. Ciao, Yammi! Zampa dovrebbe essere più lunga di questo, più o meno della testa, per fare le proporzioni esatte. Ho fatto i costumi di Harry Potter e Dragon Fairy, ho fatto anche la bacchetta che si illumina. Oh, mamma mio Dio, ma grandiosa! Brava! Ok, adesso possiamo passare a modellare e avrò come esempio sempre questa grandezza, tranne per le zampe di dietro, perché saranno un po' più grandi, ovviamente. Ciao Vincenza! Adesso peserò la pasta in modo che io userò lo stesso, che non ci ho fatto caso prima, peserò gli stessi grammi. Un momento, vediamo un po'. Sono 7 grammi di pasta per ogni zampa. Questi sono 8, togliamone un po'. Perfetto. Aspettate, ne è uscito 8 un'altra volta. No, 7. Com'è possibile? Io ne vedo di meno di pasta, ma è la stessa. È la stessa, è la stessa. Mica se pronuncia. Ah, se pronuncia Migna. In Spagna. Perché se non sbaglio, Mia non è italiano. È rumena. Togliamo l'antenna che adesso non ci serve per il momento, la useremo nei prossimi giorni. Adesso mi concentrerò su questa zampa. Dal PC non mi fa commentare. Ah, che stanezza. Solo che sono stonata come un coccio rotto. Allora, avvicino un po' la cam, anzi abbasso proprio la cam che è ancora meglio, così vedete proprio da vicino come dovrebbe essere. Metto la chat ingrandita così vi leggo prima. Su queste creature la zappa va fatta anche sotto per bene, quindi è un bordello incredibile! Yuhu! Comincio a dividermi un po' la sezione, saranno 3 dita. Ok. E adesso farò la zampa così come la voglio, per esempio, no? Ok. Ok,
per farla poi che si muove, con le dita che si muovono, è un bordello. Penso che ti copierei quattro fili incrociati, credo che fino ci riesco, fino lì ci riesco. Poi per ammorbidire la pasta me la metterò sotto il popò, chissà se funziona. Ma lo vicino al caminetto, tu dovresti avere il caminetto se non erro, mi hai detto già una volta. Se non erro, io erro sempre. Qual è la canzone preferita di Lindsay Sterling? È una curiosità, sono una grande fan, non so scegliere. PS, mi sa che in Italia conosciamo Lindsay in tre. Io, te, la mia BF, colpa mia. No, tranquilla, anche Angenia ci impazzisce per Lindsay. Tra l'altro poi ho visto un live di Celine Dion dove suonava lei. Non lo sapevo che aveva partecipato come, diciamo, aiuto, come camera, aveva fatto un featuring. La mia canzone preferita, non lo so. A me, quando sento suonare i violini, per me è tutto stupendo. Bene, di voi che sapete cantare, insomma, cioè, me la capiccio. Allora, la zampetta è questa, ok? Oh, 237 km di felicità. Che bel nick, mi piace, benvenuta, sono felicissimo che ce l'hai fatta anche tu finalmente. Oggi in questa live stiamo modellando, vi farò vedere come faremo le unghie in un altro giorno però, perché è una figata pazzesca anche quella. Allora, devo scappare, per una volta che riuscite a beccarti, non fa niente, dai, mi vedrai, continuerai a vederlo stasera comunque, Veronica. Ciao Valeria! Fare le dita è tutto un programma, ragazzi. Io mi guardo sempre spesso le mie dita, fate, è la cosa migliore, guardatevi le mani. Cioè qui c'è una piega e io la faccio anche io qui, per esempio. Anche nei lati abbiamo queste pieghette qui, vedete? Le faccio anche sulle zampe del drago. Mi sa che mi faccio le dita un po' più lunghe. Essendo che il suo draghetto sarà molto magro e affusolato, anche le dita saranno tali. Lascerò dei buchetti qui, buchetti insomma. Insomma, buchetti proprio, non direi. Ciao Vero. Ah, Master of Tides. Skyrim. Sì, quella di Hans Zimmer la conosco, la colonna sonora del Cavaliere Oscuro di Batman, quando mi sembra che l'ho sentita. Dovrei averla sentita, insomma. Io sono un patito delle colonne sonore, quindi penso di averla sentita. Le sezioni saranno delle zampe, se non erro. La prossima fiera a cui parteciperò? Nessuna, non so che parteciperò a nessuna fiera, perché al momento non mi piace partecipare alle fiere. I pirati. Allora, come noi, anche Draghi hanno le nocche, no? Queste. Qui ce ne sono solo tre, per fortuna. Quindi ne mettiamo una sul mignolino più piccola, una più grande qui e una più piccola qui, ok? Le schiacciamo per bene e ci aiutiamo sempre con i dotter.
Voglio che sia il più realistico possibile, vado a fare due zampe enormi. Vabbè che un po' di pasta servirà anche per essere attaccata poi allo scheletro e poi alla pelliccia, all'imbottitura, eccetera, eccetera. Io stamattina sono sceso, ragazzi, non ho preso l'imbottitura, ci rendiamo conto, devo riscendere. Vabbè, domani devo scendere per forza ad andare a spedire altre cosine. Arrotondiamo sempre un po' le dita perché sennò sembrano tipo un po' squadrate e sono brutte, le dita sono rotonde, quindi. Umberto, ma guarda come me, quasi incapace a disegnare, eccetera. È possibile riuscire ad imparare a creare qualcosa di decente piano piano? Certo, cioè è normale che devi avere una base tua. L'unica base che io chiedo alle persone quando vogliono iniziare a creare, che appunto faccio questa domanda, ma tu c'hai voglia veramente di farlo? Capì? Cioè, bisogna volerlo. Ah sì, Colors, il Beautiful Colors, ci vado spesso. Se posso, se nel periodo posso andare, se ci sono i soldini per fare sti viaggi, perché tanto qui a Napoli l'unica fiera che fanno sono il Comic Con e Creattiva. Io andrò a Creattiva sicuramente a novembre, il 12 novembre, e spero di andarci con questo traghetto sulle spalle, sinceramente, se riesco. Bravo zio Franco, forza, forza, tutti quanti, mettiamo i pollicioni in su, condividete la live, invitate gli amici a vedere, stare per passare un pomeriggio insieme, anziché passarlo con Barbara D'Urso, insomma, che costa luce più o meno, cioè voglio fare un esempio, è la stessa cosa, per Grazie Silvia, bravissima. Quindi le sezioni saranno una e due, perché qui poi c'è uno sperone e il piede appunto si riuscirà a piegare perfettamente in diversi punti. Alcune parti ovviamente del fil di ferro si vedranno nel piede, ma non fa niente perché poi lo camufferemo in qualche modo, lo dipingeremo color carne o bianco, non lo so, però non fa nulla, sarà proprio il minimo indispensabile. I tendini delle mani, tutti i nervi sono importanti, io ci tengo tantissimo. Tanto dopo andrà tutto quanto dipinto come con colori comunque rosacei, rosacei, si può dire rosaceo, o è una brutta parola. Guardate che figata, una volta che andate a schiacciare da un lato e dall'altro sembra che ci siano proprio i nervi. È bellissimo. Sì che lo voglio, ma sono una persona che si demoralizza parecchio. Non devi. Che bella zampotta chiatta. Non devi demoralizzarti 237 km. Assolutamente no, perché c'è. Se ci demoralizziamo per qualsiasi cosa. Cioè, scusami, se ci demoralizziamo per una cosa che vogliamo fare tanto, ci demoralizzeremo per sempre anche per le cose più cretine. Cioè, bisogna sempre provare tanto, 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 tante volte, cioè io ho perso il conto delle volte che volevo buttare tutto quello che facevo, cioè non è che sono tutto rose e fiori, ragazzi, lo sapete, questo mondo già fa un po' cagare un po' in sé perché non ci sono proprio persone bellissime all'interno, almeno non sempre. Io ho il mio carattere, ci sono persone che hanno il loro carattere, per carità. Però se una cosa la vuole, una cosa importante è farsi sempre i fatti propri, tranquilla. Devi imparare a camminare, per camminare si inizia facendo un passo dietro l'altro. Esatto, zio Franco, hai detto proprio bene. È così che devi andare. Grazie.
queste penne qui con la punta, diciamo, di silicone, le trovate su Amazon. Sì, zio Franco è il saggio, l'ho sempre detto, il saggio del gruppo. C'è un po' di peghette perché il nostro draghetto è, non si è capito ancora se è stanco o se è vecchio. Quindi, per accontentare un po' le persone che lo vogliono bene, l'hanno seguito dall'inizio. Allora, sì, sbagliato. Ok. Se fanno le nocchiette vanno anche qui. Pensate a fare quattro zampe così, ragazzi. Il male. Altro che carpisa il male. Hai detto bene, esatto. Anzi, però di più campa, fidati. E campa bene soprattutto. Non fare come me che ogni tanto sbrocco. Però è brutto, vi assicuro, quando sei attaccato da persone che non ti conoscono e sei attaccato in posti dove non ti puoi difendere, è bruttissimo, vi assicuro. Ogni tanto, qualche mese, devo sbroccare anche io. Io le zampe le faccio così, poi potete farle come volete, eh? I tutorial servono sempre per apprendere un po' la tecnica e per farsela propria. Magari voi le fate più lunghe, più tozze, più corte. Fa un po' impressione, sinceramente parlando. I buchi sono qui perché poi ci andranno infilate le unghiette, quindi poi ve le faccio vedere. Umanità dimezzata. Devo darti una notizia scoop, oggi anche mamma l'ho sbroccata al lavoro. Aspetta un applauso, ragazzi, qua ci vuole un applauso. Ragazzi, dobbiamo tutti quanti sbroccare. Fa bene ogni tanto darsi alla pazza gioia e impazzire. Questa è una cosa che ho imparato. Allora, come farò gli artigli? Ve lo faccio vedere non oggi, perché devo prima farvi vedere il prodotto che ho trovato per poter fare questi artigli e poi lo faremo insieme lunedì prossimo. Io intanto mi farò magari tipo le prime prove su questo, perché è un prodotto che non ho mai usato, e però secondo me è molto valido. Poi vedremo come funziona. Ve ne parlerò venerdì in un video, domani mattina girerò il tutorial così lo provo su questa zampa. Prendiamo un attimo l'antenna. Adesso salgo con la telecamera un po' più su. Ok. Allora, questa parte andrà qui dentro, ok? Fino a metà. Adesso da qui partiranno altri fil di ferro e ci infilerò i vari pezzettini di pasta, in modo che da staccati poi si muoveranno e faranno proprio questo movimento. Io questa cosa la sto provando con me per la prima volta, quindi se sarà un fail non piangiamo, ci riproveremo un'altra volta. Però mi piace fare queste cose nuove insieme, perché così vediamo veramente cosa significa lavorare dietro a un progetto che non si è mai fatto. Mi chiude la mano. Che dolore. Ma perché? Oggi non so se avete visto le stories di Angenia. Ha avuto un po' di problemi con i pigmenti appunto metallici dove c'è il nickel. Se siete allergici al nickel, appunto, lancio questa cosa che ha detto Angenia oggi. State attenti, perché se siete allergici al nickel, in molti pigmenti metallici
c'è il Nigel e infatti lei ha avuto un po' una reazione di prurito in faccia, sul naso, eccetera, eccetera. Quindi fate molta attenzione, usate sempre i guanti e la mascherina, addirittura se siete soggetti allergici. Ragazzi, non ci siete più? Ci spariti? Cosa è successo? Cosa è successo? Non vi leggo più. Però io sono online, quindi non ci sono problemi. Ah, ecco, applausi. Ah. Ma è così in ritardo la live, addirittura, oh mio Dio. Io perché sto a farla col telefonino? Però col telefonino c'ho solo una gamma a disposizione. Anche io dove vengono i pigmenti in base a metallo, occhi ed estrema non le... Ecco, vedi, allora, non solo tu, mamma lo... Non solo Tonia, c'è parecchia gente che mi sta dicendo questa cosa. Io questi qua metallici non li uso tantissimo, però ne ho un po' nuovi, alcuni nuovi che non ho mai aperto e voglio provarli per vedere se è così. Questo è il drago che fa la spaccata centrale. Cioè. Grazie Vincenzo. Mai avuto così tanti... Allora ragazzi, è proprio oggi così, evidentemente sarà un po' una giornata... Allora. Cerchiamo di metterlo un po' in posizione. E giustamente io devo metterlo in posizione. Ok. Assidia funziona bene. Se un po' di persone c'è un po' di problemi oggi, dai. Se, può capitare, ragazzi, può capitare. Ma anche un po' curvo sto draghetto, un po' strano. L'orello tutto lui. Cioè, ragazzi, lo amo. Proprio una zampettona gigante. È un po' grande forse la zampa. Un po' d'ansia. Che caro, guardate, questo sarà lui. Sì, sì, ma malo non sia mai. Allora dobbiamo diminuire un po' la zampa, è un po' troppo grande, un po' esagerato. Dopo l'andrò a ripesare e dovrò togliere altre cose. No, il problema del volume era un'altra cosa, zio Franco, poi ho parlato con YouTube, quindi era tutta un'altra storia. Mi dice l'ansia che devo tagliare sto piede, mo, raga. Ah, vediamo un attimo quanto pesa, perché in caso devo togliere i grammi dall'altro piede. Non lo so se lo venderò, vedremo. Vedremo un po', forse me lo terrò io. Ben 2 grammi di pasta, quindi dovrò toglierlo anche qui. Ma scusa, cioè no raga, non è normale, prima pesava 8. Aspetta un attimo. Pesa 6? Ma com'è possibile? Dal PC funziona bene la chat, ci dicono. Vabbè che questo piede secondo me subirà tante di quelle modifiche mentre lo farò, che vedrete anche voi che sarà un bordello.
Allora, vado, aspetta, vi metto la telecamera vicino perché così... Anzi, se riesco ve la giro pure. Io ve la abbasso, così vi faccio vedere... Oh mio Dio, il guaio! Aspettate che ve l'alzo, Ecco, Gigino il draghetto. No, non si chiamerà mai Gigino, sappiatelo. Ok. Non c'è niente che non dovete vedere, vero? No, nulla. Il draghetto Gianni Morani, ma lasciatemelo stare, che l'amore. Guardate come già sta in piedi per fatti suoi. Guardatelo. Ah, non lo potete vedere. Guardatelo come. Toh, che già sta in piedi per fatti suoi, quanto è caro. Oh, ecco. Cioè, dai. Oh mio Dio. Non manco incollato la testa, cadrà tutto, ce lo so. Amore, che dolcezza, lo voglio troppo bene. Scordatelo, non lo darò mai. Sì, Bigfoot Dragon, esatto. Una zampetta che sta fessa lì, e un'altra che sta giù, così. Un'altra che sta lì davanti, ecco qua un pochetto, ecco qua, se siamo, siamo. Oh. Fantastico, lo amo anche io. Sì, un bel, vogliamo tagliare sta zampa, no? La ritaglio. Io perdo tempo perché non voglio tagliare questa zampa, ho paura. Ok, allora, prima di tutto, fil di ferro, che l'avevo già spasato. Cosa? Perché voleva la codifica da me YouTube adesso, in questo momento? Ciao, Vi! Sei mitico, cosa? Cosa mitico? Non sono mitico. Anzi, guardate che figata, siccome questo colore verde acquamarina ci sta bene... col draghetto, questo azzurro acquamarina, verde acquamarina, mi sa che è carino che si vedono questi fili, che figata. Dal mio finalmente tutto ok, poi ti rivedo perché l'orario per me non è troppo buono, purtroppo, mi dispiace. Ok Valeria, ciao, ciao Rosanna. È un po' un guaio, ragazzi, praticamente adesso devo staccare un attimo la testa della bestia. Fare in modo che escano fuori tre cose, ma con una sola, con questo qui ne usciranno due praticamente, vabbè. Secondo me mi sto facendo passare la voglia di fare una cosa del genere. E manco ce la faccio, sì, ce la faccio, dai. Oh, che caspita. Che caspiterina, oh. Sono pazzo. Ok, ci siamo. E così via discorrendo per tutte le zampe. Ciao Eagles! I pizzoccheri, no, ti odio, li amo i pizzoccheri. Sono buonissimi. L'ultima volta li ho mangiati forse nel 2008-9, non mi ricordo, no, 8 no. 2003? No, nemmeno, 2004? Sì, 2004, oddio.
Che buoni. Allora, adesso andiamo a infilare la zampa. Aspetta, il taglio delle dita, ragazzi, con il pianto. Il pianto della Maddalena, un attimo, eh. Però se voglio fare sta cosa, purtroppo, è così. Che cosa brutta, ma le faccio e poi devo distruggerle. Allora, sì, adesso sono un po' indeciso su cosa fare. Se fare la sezione anche qui, lasciare solo le dita si muovono. Facciamo che solo le dita si muovono. Ma mi aspetti per cena? Tempo 7, 8, 10 ore per arrivare un attimo. Con l'aereo, beh, ci metterei subito. Girerei subito. L'ansia. State vedendo quello che devo fare, vero? Ok. Ho già sbagliato, devo uscire più a centro. Ok, già qui mi va bene. No, questa è l'ansia, ragazzi. Scusate, perché sono così rinco? Wait a moment, prendo un altro pezzo di filo di ferro e con calma ci faccio il tutto. Quanto sarà alto? Ma non lo so, più o meno, l'altezza, il garrese, come i cani. Rip Zampotto. Seagulls, non è che devo fare una cosa. Sarà questo bene o male, ragazzi, in modo che potrò piegarlo quando voglio, quando sarà asciutto, insomma. Quindi mi sa che se la faccio quello più piccola la zampa è meglio, perché comunque così va a prendere molto spazio. Io lascio proprio così e ciao. Tutta quest'altra roba ferraia la tolgo via. Questo tolgo quella che serve, volete vedere? L'ansia. Questa è proprio l'ansia, raga, non è possibile. Dove finisce? L'ho fatta poco fa, non la vedo più. No, questa non è potuta passare, no, è possibile. Sì, è lei. Questa è quella singola che ho messo poco fa, giusto? Sì. Una cosa spettacolare che mi è venuta in mente adesso. È troppo un dramonco. Sì, oh, perché mi spotte del mio drago? Come si chiama Gianni Morandi? Può essere dramonco. Povera bestia, non è manco nemmeno nata che già ha le fisme mentali. È già chiamato in 8000 modi, sta povera bestia, sto purello.
Ah, perfetto, che come trovo la colla si inquadrerà sotto alle unghiette. Una volta cotta il problema non si risolve, adesso comunque devo rimettermi a rimodellare tutta la zampa perché si è un po' storpiata. Questo è uscito da sotto addirittura, oh mio Dio. Poi di metterci un punto di fimo liquid in modo che mi blocca il fil di ferro qui nelle giunture delle, sta dove andranno poi le unghiettine. In tutto ciò poi ci deve andare infilata anche la zampa, attenzione. Si stringe anche un po' la zampetta a questo punto. Yeah, vai, fantastico. Oh, fantastico, ragazzi. Sembra tipo un drago cyborg. Senti poco, ma non sto parlando, Eagles. Quando parlo mi senti, tranquillo. E poi magari perché sto... Non è per quello. Quando sto su questa cam, il microfono viene da qui, quindi leggermente più lontano. Adesso praticamente non mi resta che infilare anche il resto, cioè sarà, ragazzi, il bordello più totale, lo so. Che dolore, ragazzi, ho intravisto il male. Io devo fare questo per ogni zampa. Posso metterlo tutto nel forno direttamente. Poi finirò di modellare le zampe a parte con le prossime e le attaccherò solo dopo averle cotte. Questo abbiamo fatto una prova. Ragazzi, l'audio si sente, sono io che non sto parlando. Mi fate morire. Su, fate i bravi. Sì, fodererò tutto dopo, ragazzi. Adesso faccio un po' di giri con il fil di ferro perché deve essere resistente negli anni e deve durare. L'audio è basso perché sono lontano. Va al microfono, sono qui.
Ah, delle zampe. Sì, ma questo intendi? Quello che esce dalle dita non posso, ragazzi, purtroppo. È tutta una cosa da scoprire piano piano, per me è la prima volta. Sicuramente c'è un modo per fare dita migliori, lo so, tipo quello delle BJD, ma io non voglio fare un BJD, cioè, che poi no, non ce la faccio, sono capace. Lo faccio a modo mio, che può piegare le ditine, le sue belle ditine. Qui, in questo punto, ci andrà la fodera che arriverà fino a giù, sarà attaccata, cucita, eccetera, eccetera, quindi non avrà problemi di, insomma, di nulla. Ok. Non è male, dai, non mi posso lamentare. Ciao GT, che bello! Wow! Avevo provato a fare la scuola nell'ora di plastica, ma ero impedita. Ciao, ciao Umberto, ciao bimba! Sono riuscito a pizzicare un pezzetto di diretta. Sì, hai visto, sei quasi arrivato, abbiamo pure finito, quindi. Se, ragazzi, non mi ripetete le stesse cose, vi prego. Si sente lontano perché sto lontano. Non posso urlare, però. A me l'importante è che guardate il tutorial. Non sto dicendo niente di che alla fine. Quindi. Poi l'audio è quello che c'era anche all'inizio, quindi voglio dire, non so perché non sentite. Allora. La zampotta, oddio, si è incollata alla carta. La zampotta è fatta. Quindi adesso ne mancano altre tre. Yuhu! Sono felicissimo di questa cosa. Poi va dipinta, adesso me la dipingo e nel tutorial di venerdì vi faccio vedere che cosa useremo per fare le unghie e per fare alcune piume, alcune corna che usciranno in più, una zampottona, insomma, bella chiatta chiatta. Adesso me la dipingo un po' e niente, quindi siamo arrivati alla fine della diretta. Sì, siamo già 1:10 che siamo in live. Oh my gosh! Questa volta voglio mettervi assolutamente la nostra bella sigla perché so che vi piace tanto. Lo so che vi piace, lo so, lo so. Here we go, again! Seguitemi qui su Instagram, se non mi seguite andatemi a seguire adesso. Ricordatevi una cosa, c'è anche il giveaway qui al lato. Se non avete partecipato, mi raccomando. Venerdì non sarà una diretta, Vincenzo, tranquillo, è un video. Farò un video su che prodotto ho utilizzato per fare le unghie, le corna nuove, insomma. Quindi se non avete partecipato alla giveaway, andate adesso e seguite tutte le regole. Se avete partecipato, date un'occhiata al fatto di aver condiviso il tutto, perché non sono sicuro che alcuni di voi non hanno fatto bene tutto. Venerdì non sarà una live, ragazzi. No, non live venerdì, video. Quindi vi farò vedere il prodotto. Quindi grazie di cuore, ci sentiamo, ci vediamo venerdì col video sul nuovo prodotto della non mi dico cosa. Ciao, anche a Badevin, ciao.